Unica formazione ancora imbattuta nel girone H di Serie D, unica a conservare la vetta in solitaria, è un Fasano che non molla mai, quello venuto fuori dal derby del Curlo contro il Casarano. 1-1 il finale, griffato al 98esimo dal calcio di punizione vincente di Doiaga. Sinistro al bacio, barriera superata e parità ripristinata dopo il vantaggio rosso-blu all'alba del match firmato Perez. Nel DNA della squadra di Luca Tiozzo, assicura negli studi di Telesveva il dirigente fasanese Leorecchia, c'è la ferrea volontà di non mollare mai. È qualcosa di incredibile. Perché ci ritroviamo 2 settimane fa a prendere un gol da Casarano al 97esimo, che ci ha poi eliminati dalla Coppa. Dopo 2 settimane siamo di nuovo qui al Curlo e la situazione è totalmente il contrario, quindi se esiste un dio del calcio era presente al Vito Curlo. Non può più definirsi certo una sorpresa il Fasano, lo attestano i 19 punti conquistati nelle prime 9 giornate, fatturato arricchito da 5 vittorie, 4 pareggi, 14 gol fatti e 7 al passivo. E Recchi ammette che quel primo posto al Curlo lo guardano, e come? Non è vero che non la guardiamo, assolutamente. Penso che tutte le società che stanno dietro vorrebbero essere oggi a posto nostro, quindi è inutile nascondere la gioia. Poi noi facciamo i conti con la realtà che dice che per anche quest'anno la nostra società è una, credo, delle migliori. Ormai sono 6 anni che facciamo questo campionato, sono 6 anni che raggiungiamo un obiettivo a livello di giovani. Credo che è una società che non è più una sorpresa, ma che programma e i risultati ci danno ragione. Nessuno è riuscito a battere il Fasano nei 90 minuti tra campionato e coppa. La promozione in C non era l'obiettivo di inizio stagione. L'interrogativo adesso è lecito. E se la squadra di Tiozzo dovesse ritrovarsi così in alto in primavera? Troppo presto. Oggi sicuramente questo è un dato di fatto. Abbiamo disputato 11 gare, 9 di campionato e 2 di Coppa Italia. Oggi non abbiamo perso una partita. Abbiamo incontrato squadre che, detta dagli addetti ai lavori, sono le pretendenti a vincere il campionato. Non siamo stati secondi a nessuno, quindi non sarà certo un caso. Noi in questo momento ci godiamo questa situazione e speriamo di portarla avanti il più lungo possibile. All'orizzonte c'è il derby del vicino di Gravina. Domenica sarà tempo di sfidare un avversario ferito e a secco di vittorie da 6 partite. Recchia non si fida affatto dei murgiani. Loro vengono da un periodo negativo. Comunque è una squadra ben allenata, da un allenatore che comunque conosciamo benissimo. Sappiamo comunque il valore della rosa anche che hanno. Sarà una battaglia come tutte le domeniche. Puoi vincere con la prima in classifica e puoi perdere con l'ultima.